Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazzi, oggi voglio parlarvi di questo motorino. Siamo qui per inquadrare, insomma, il periodo. Siamo negli anni, a fine anni 60, inizio anni 70, un periodo che non mi appartiene, nel senso che io avevo 9 anni appunto in quel periodo. Non ho quindi una conoscenza specifica del periodo, e comunque quello che vedete, questo motorino che vedete della Italjet, che si chiama Mustang, non era molto frequente vederlo sulle strade, però c'è un motivo per cui ve ne voglio parlare. Un amico mi ha regalato un libro che parla appunto di questi ciclomotori fine anni 60, inizio anni 70. E appunto si vedono delle creazioni proprio molto particolari, e mi ha affascinato, insomma, vedere questo tipo di motorino. In realtà sono sì dei ciclomotori, come vedete anche dalle dimensioni e dal motore, però hanno proprio la forma di vere e proprie motociclette. Quindi c'erano molte case costruttrici, si affrontavano in questa guerra commerciale per conquistare quote di mercato, e grazie a questo impegno costante riuscivano a produrre quasi delle motociclette in miniatura, che erano veramente incredibili dal punto di vista estetico, dando appunto libero sfogo alla loro fantasia. Quindi, parlando nello specifico di questo Mustang, si chiama così, di Tamburini, che è il fondatore di Italjet, una casa che si è sempre distinta proprio per la raffinatezza, ma anche proprio originalità dei propri veicoli. Ha pensato bene di mettere, vedete, su questo ciclomotore un serbatoio enorme, e una sella molto piccola. Quindi dà luogo a questa, che secondo me è proprio una scultura, insomma, un oggetto d'arte. E poi cos'altro possiamo notare? Dopo lo vediamo meglio su un'altra immagine. Due bocchettoni, vedete, di riempimento, in realtà uno reale e l'altro finto, dove c'era il contachilometri, un'altra particolarità così caratteristica. La bella linea della sella, vedete, che risale in questo modo, conferendo dinamicità al mezzo. Caratteristica poi interessante il telaio, che è un telaio che non passa sotto il motore, ma vedete, lo passa sopra, in una struttura piuttosto inedita, e sostiene poi il motore, poi viene sostenuto, insomma, dal telaio, però appunto passandoci sopra, non sotto come avveniva generalmente. Complessivamente quindi gradevole. Però parliamo un po' delle ruote da 18 pollici, 2 e un quarto dovrebbe essere la sezione, abbastanza standard per i veicoli di questo genere. Ce n'erano appunto diversi. Nota caratteristica qui: le pedane arretrate, vedete, le pedane sono in questa posizione, sono state arretrate, il supporto per il tubo di scarico, e poi qui in questo modello è stato aggiunto un piccolo parabrezza. Ma vediamolo qui invece, in quest'altra immagine, ecco, dove è più evidente, la bellissima e originalissima linea di questo serbatoio, vedete, molto molto grande, volevo farvi notare. Poi anche i mezzi manubri, quindi ci si sentiva proprio come su un mezzo da corsa. Stavo notando adesso qui la foratura del supporto delle forcelle, cosa anche questa molto interessante. Anteriormente c'era un doppio freno tamburo, vedete i due fili che partono proprio dalla leva, si vede anche questo, insomma, molto particolare. E qui quello che vi dicevo prima, il contachilometri, vedete, contachilometri e tachimetro, che è stato inserito appunto all'interno di questo finto bocchettone per alimentare il serbatoio. Quindi veramente originalissima questa soluzione. Anche qua si vede il bel telaio, la struttura del telaio, il motore, dovrebbe essere un Minarelli. E anche le molle, vedete, molto belle, cromate. E cos'altro vuol dire? Ah sì, e la cinghia, vedete, questa cinghia potrebbe essere in gomma, che va appunto a bloccare poi il
il serbatoio. Quindi siamo in un periodo così, dove appunto è evidente anche da questa immagine, si va a cercare l'originalità dei mezzi e si costruiscono queste piccole motociclette che sono appunto anche queste un vanto della meccanica italiana. Io vi ringrazio per l'attenzione, quindi come sempre like se non vi è piaciuto, dislike se non vi è piaciuto, se volete iscrivervi al canale mi fa piacere. Grazie a tutti, ciao e buona giornata.